Benvenuti amici appassionati in questo nuovo appuntamento toccato Naxos Racing. Siamo a Gubbio, siamo appena arrivati a Gubbio. Intanto le persone iniziano a guardarci perché sembrava un po' strani. Comunque stiamo per salire per la prima volta sul percorso di gara. Oggi è mercoledì, quindi ci stiamo inoltrando lungo il percorso di gara. E non vi faremo vedere il percorso, ma vi faremo vedere le nostre facce alla scoperta di questo percorso che, al dire di molti, è la Monte Carlo delle cronoscalate. Quindi vediamo un attimino se non abbiamo sbagliato strada, ma a quanto pare giusto. Mamma mia, la partenza, sì, mi ricordo, ho visto qualche bella camera car di qualcuno. Siamo alla partenza, perfetto. Già c'è sulla cabinetta dei cronometristi. Siamo appena passati sulla linea della partenza e si inizia a scendere praticamente. Sembra un paradosso, ma si inizia a scendere. La strada sembrava... ce la facciamo a farlo piano il primo passaggio con cavolo. Che sei partito 58 km/h. Ma l'ho visto che eri partito già 58. Questo sinistro 58. Insomma, non si fa piano su sinistro. Qui c'è l'albergo. Mamma mia ragazzi, occhio qui ai bordi che delimitano la strada, perché sono parecchio alti. Ma è una po' strada, dai. Si vola, ragazzi. Si vola. Ho visto praticamente sul... questo è il primo sinistro, quello giusto. Ho visto sulla piantina del percorso praticamente che ci sono le zone praticamente adibite al pubblico. E addirittura c'è un... dovrebbe esserci un tratto di tribuna artificiale. Qua siamo sotto al ponticello, compare, ma qua si decolla. Qua si vola. Che dovrebbe essere... ma che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Esatto, questo è il primo punto adibito al pubblico. Ma bellissimo! Spettacolare ragazzi, pure al fresco. Qua c'è la tribuna, mamma mia ragazzi, che spettacolo di percorso, sarò qua venerdì, sabato mattina sarò qua. È bellissimo. L'asfalto non è che sia... l'asfalto è rotto. Credo che tenga, non sia... credo. Sembra che tenga. È spettacolare. Ho capito, abbiamo resistito 5 minuti. L'avevo capito che teneva. Abbiamo fatto già 2 km di tornanti praticamente. Eccolo qua, qua c'è il primo tornante. Ma allora ragazzi, ci sono le tribune fatte praticamente con i tronchi degli... mamma mia che spettacolo. Guarda che c'è qua. Mi sa che riusciremo a sistemare delle immagini spettacolari, ragazzi. Sto sabato e sta domenica ci divertiremo. Tra le altre cose, siamo pure attrezzati di telecamera nuovissima, quindi la qualità dei video, credo, spero, perlomeno, che migliorerà abbastanza. Domani pomeriggio, se riusciamo, intanto fateci sapere sotto nei commenti se vi piace l'idea. Domani pomeriggio volevo fare una bella diretta da una zona un attimino particolare insieme al Guzza, e vediamo se riusciamo a recuperare anche qualche altro amico. Fatemi sapere sotto nei commenti se vi piace l'idea, così domani magari intorno alle 18 ma qua si vola,
ma troppo veloce si va qua. Vado, ma che spettacolo, ragazzi, zona finale eccezionale, ma è una montagna russa. Ma immagini qua che ci sarà sabato e domenica di pubblico. Il panico, ragazzi, il panico. Allora, questa è la zona nella quale mi piazzerò sicuramente domenica, anche se il sole magari su quegli alberi si riesce a vedere praticamente tutto. Quasi, anche se no, vedi anche sotto, anche se da lontano, però si riesce a vedere tutto. Guarda. Sì, mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Arrivo, questo è l'arrivo, e dopo sta curva sì, esatto, arrivo. Perfetto, ragazzi, ci siamo fatti il primo passaggio. Io onestamente vorrei farmi altri 10 passaggi, me li farei, ma dobbiamo andare in piscina per forza. Se te lo accompagno lì. Sì, io me ne devo andare in piscina per forza. Fatemi sapere, ragazzi, sotto nei commenti se questo video vi è piaciuto, se domani volete che realizziamo una live per chiacchierare su questa cronoscalata spettacolare. E quindi, ragazzi, vi rimando io a domani. Se questo video vi è piaciuto, condividetelo, lasciate un bel like e a domani, ragazzi. Ciao.